oltre 50 milioni di bottiglie prodotte dai viticoltori marchigiani che hanno generato un valore di 82 milioni di euro. Export che ha raggiunto un valore di circa 57 milioni di euro, in crescita del 9,5% rispetto all'anno precedente. Con questi numeri le Marche si sono preparate ad affrontare il Vinitaly 2019, la vetrina internazionale dedicata al settore vitivinicolo. 144 aziende marchigiane presenti a Verona dal 7 al 10 aprile, 255 etichette ospiti della Terrazza Marche. A presentare l'impegno orientato alla promozione delle Marche il governatore della regione, Luca Ceriscioli. Sempre in prima fila, anche quest'anno partecipiamo in maniera importante, con le oltre 50 milioni di bottiglie prodotte dai vinicoltori marchigiani. Saranno i 50 anni del Bianchello, continuiamo anno dopo anno quella coincidenza di trovarle tutte allineati a celebrare anche i vitigni che fanno parte della ricchezza enologica della nostra regione, sicuri di dare un sostegno importante. Sono investimenti molto significativi quelli che la regione fa partecipando alla probabilmente più importante manifestazione del mondo, dando quindi un sostegno a quelli che si adoperano in agricoltura in questo settore, e sapendo che continua ad essere un settore fortemente orientato all'export, con valori economici molto importanti sui quali non possiamo venir meno in termini di vicinanza e di impegno. Di sostanza l'impegno dell'ente regionale per la vetrina internazionale, 400.000 euro sul piatto per sostenere le aziende marchigiane ospiti del padiglione Marche. Investimenti non soltanto economici, perché la Regione mette quasi 400.000 euro per Vinitaly, ma investimenti anche dal punto di vista della bellezza dell'esposizione. Come sempre ci sono molte aziende che espongono sia da sole sia invece nella collettiva che avremo nel nostro padiglione. Il padiglione è molto molto bello e sarà visitato, mi auguro, come negli altri anni. Saranno esposte oltre 250 etichette di vino al libero assaggio, e quindi chiunque potrà provare i nostri vini per poi andare invece a parlare di affari e di acquisti nelle esposizioni singole. Si parla anche d'olio, perché nel Solo Agrifood c'è uno stand delle Marche che abbiamo realizzato insieme alla Camera di Commercio delle Marche, appunto, dove ci saranno i nostri oli, l'IGP dell'olio delle Marche, ma non solo, ci saranno altri prodotti di qualità dell'agricoltura delle Marche. Protagonista assoluto del Vinitaly sarà il vino. Questa edizione servirà anche per celebrare compleanni illustri delle DOC del nostro territorio. Ma diciamo che ormai sul prodotto abbiamo tanti riconoscimenti che ormai siamo praticamente affermati. Il Verdicchio si sta posizionando bene come tutti quanti le DOC delle Marche. Il Vinitaly è un'ottima occasione, una grande occasione per mettere in mostra le nostre eccellenze, le nostre particolarità. Uniamo sempre la promozione del territorio, dunque bellissime immagini, un'enoteca con tutti quanti i vini, tutte quante le DOC. È un'ottima occasione, specialmente per tante persone che arrivano dall'estero, per far assaggiare le nuove annate, per farci conoscere da chi non ci conosce, per confermarci con chi già ci conosce con i nostri ottimi vini. Quest'anno è l'anno dopo il Mantelica, dopo il Castelli di Jesi, quest'anno è il Bianchello, una DOC che sta risorgendo, riscoprendo, andando molto bene, stanno lavorando benissimo, si sta trovando anche una certa coesione tra le cantine, questo è di ottimo auspicio per fare questo compleanno del Bianchello. E stiamo mettendo in campo diversi eventi, diverse manifestazioni, sono sicuro che sarà un successo, un vino che comunque è importante per la regione, un vitigno nostro, un vino nostro, dunque assolutamente dobbiamo dare tutta la massima attenzione e tutta la massima comunicazione e promozione.